Sorpresa! Sorpresa! Buonasera a tutti! Buonasera! Aspettiamo che vi collegate, così facciamo quattro chiacchiere. Direttina all'improvviso. Molto all'improvviso la direttina deve essere questa. Nel frattempo mi sistemo quello che voglio usare stasera. Che stasera mi voglio fare una direttina un pochettino. Così. Allora, ciao Giuseppe! Ciao Andrea, ciao Gaetano, ciao Pietro, ciao Gabriella. Non ci siamo visti prima. Aspettate un attimo, Jacopo. Buonasera a tutti, chiudo la porta. Salvuccio, ciao, ciao Salvatore Vitale. Ragazzi, buonasera a tutti. Direttina all'improvviso perché dovevo andare in diretta a Salva Abate. Però a quanto ho capito, Salvuccio aveva persone, aspettava il B&B persone. E non ha potuto direttare. Ero curioso perché mi avevano mandato ad affilare il suo filarmonica, visto che ha avuto dei problemi. Ciao Carlos da Rio de Janeiro, ha avuto dei problemi con questo rasoio. Io nel bene e nel male ho cercato di ripristinare i danni. Io l'ho fatto una diretta dove ero riuscito a sbarbarmi. Non vi nascondo che la barba era molto goduriosa, un filarmonica. Quindi, ciao Alessandro, ciao Amino. Quindi ero curioso di vedere sulla sua barba come tagliava, visto che lui già ha un altro filarmonica e lo pigliavo come punto di riferimento. Ragazzi, stasera barbetta, ciao Antonio Strazzeri, me la voglio fare stasera con un rasoio di sicurezza. Non lo so, mi sono ritirato a casa con quella scia. Ciao Diletto, che dovevo usare il rasoio di sicurezza. Il rasoio che voglio andare a usare stasera, ragazzi, è il Veteran. Non lo so, mi è presa la scimmia del Veteran. Sapone che voglio usare questa sera, uno dei miei preferiti, lo sapete, io muoio per i Phoenix. Già l'ho provato. Ciao Elena! Che da un po' di tempo che non ti vedevo. Ciao Chef, ciao Triolo! Buonasera a tutti, ciao Guglielmo. Quindi stasera proviamo Phoenix, profumazione vanigliata alla polvere da sparo, ragazzi. Spettacolo. Ciao Paoletto! Non metto la crema da barba. Carico dalla ciotola. E stasera spero di goderlo, non mi ricordo. Ah, le lamette che sto usando sul Vetra, ragazzi. Sto usando le Astraverdi. Perché un giorno, non so se vi ricordate la prima diretta che ho fatto col Vetra, gli ho messo una volta le Bolzano e una volta gli ho messo le Feder. Mi sono fatto del male. La mia pelle non ha digerito. Oggi lo sai quando ti ritiri a casa? Ti si addice il veteran. No, guarda, non sono i miei rasoi, Giuseppe, non ti nascondo. Stasera non lo so. Oggi è un giorno che parlo dei veteran. Stasera mi sono dimenticato di pigliare il veteran, Gabriele. E non ti nascondo che mi sono ritirato con quel pensiero. Sai quando tu parti che praticamente c'hai il flash? Stasera uso questo e questo. Ciao Sal! Quindi sono partito proprio a mille. Che dovevo usare questo prodotto qua, che non è da me, perché onestamente quando me la voglio godere, voi lo sapete, prendo in mano libera. Non lo so. Ciao chef, ciao Peppino. Sapone. Abbiamo detto il Phoenix, pennello Yaki, Silver Tip. Un saponino che mi fa impazzire, ragazzi. È pennello di questi sintetici, diciamo, giapponesi, tra parentesi. È uno di quelli che veramente mi piace di più di tutti, perché è un ottimo compromesso tra l'essere mollo e l'essere un pochettino duro, come si dice in gergo tecnico, avere il backbone. Quindi non mi dispiace, non mi dispiace assolutissimamente. Apprezzato da tanti questo Tuxedo, infatti quando l'ho presi grazie alle dritte di altre persone che lo usavano da più tempo di me. Onestamente, ragazzi, è un buon compromesso come pennello sintetico. Ovvio, io ragazzi, purtroppo odio il maialazzo, cioè come si dice, amo il maialazzo, ragazzi. Ciao Miro! Il maialazzo per me è il massimo di goduriosità nella mia faccia, perché mi dà quel senso di che mi gratta la faccia e mi dà quella soddisfazione. Ovvio che per una pelle, magari con la barba che ti sei fatto,
il pelo e contropelo. La sera prima, possibilmente il raschiare del maiale può dare fastidio. Sulla mia faccia non mi dà fastidio, ma può essere anche più performante un tuxedo. Che ragazzi, secondo me, qualità-prezzo, questi pennelli giapponesi sono tanta roba, ragazzi. Sono fatti veramente bene. Il prezzo ci sta e ci sta tutto. Io stasera ho una barbettina molto leggera. Mi ricordo che col Veda uso il silver per laggiù di su, ma quel pizzetto co così è cresciuto. Elena, dovevo farmelo tagliare da Paolo all'evento. Ringraziando a Dio, l'evento è andato bene. Ho preferito far divertire le persone e fargli godere Paolo. Io non ho avuto tempo, ora lo devo fare tagliare. Non ti nascondo che domani o dopodomani, se riesco, vado da Franco Alfonso e me lo faccio sistemare perché è indegno, non riesco più a gestirlo. È cresciuto lungo, ma non ha nessuna forma. Lunghetto mi piace, però lo voglio, diciamo, più umano. Quindi dobbiamo farlo sistemare. Allora, andiamo di Veteran, ragazzi. Come sapete, c'è il lato open e il lato closed. Io vado di lato closed perché sennò la mia pelle non digerisce. Ciao Luchetto! Ciao Orazio, ragazzi, la buonasera a tutti. Direttina a sorpresa, io onestamente dovevo direttare dopo le 10 perché aspettavamo, visto dalla pubblicazione di Salvo, che direttava. Ora ci siamo sentiti con Salvo, mi ha detto che aspettava persone al B&B e non è riuscito. A quanto ho capito, diretta domani. Buon San Valentino, grazie amore, sei fantastico, come sempre. Io ragazzi con questi rasoi, boh, ci ho preso una goduria che sconoscevo. E se non era per le persone che mi hanno indirizzato verso questi rasoi, non ci sarei mai arrivato, perché io i rasoi di sicurezza, ragazzi, giuro non l'avrei mai comprato. Mai. Però a questi livelli, raga, che lame ho messo le astraverdi. Ciao Nico! Ma quando ce la fai una diretta? Signor La Russo, ma quando ce la fai una diretta? Dai, che ti aspettiamo? Ho messo le astraverdi. Perché io, ragazzi, sui rasoi orizzontali così, chiamiamole orizzontali a livello da ignorante, appena ci metto le feder mi faccio del male. Non so perché, la mia pelle non digerisce. Ciao Marcuccio, mentre nel momento in cui nello slante B1, che è il top dell'aggressività o perlomeno della dolcezza, ma sempre con taglio trasversale, gli metto una feder, che potenzialmente dovresti avere il massimo dell'aggressività, io mi faccio una barba bellissima. Ma non è per la barba di questa sera, che è tra la cresciuta e il corta con la crescita di ieri sera, perché non me la godo. Diciamo che nel tempo, ragazzi, voi non ci crederete, ma questo qua si scopre col tempo. In base a come avete la pelle, vi fate il flash di quale? Ciao Peppino Bonura, ciao Marcuccio, grande chef. Poi vi trovate per ogni barba, già sapete quale rasoio in faccia vi potete mettere. Tipo per la barba di questa sera, per capirci, potevo usare sia il Veteran che il 102. Allora, qualcuno vuole entrare in diretta, speriamo che entra, che me lo fa entrare. Ma siccome è un paio di giorni, che è praticamente Messenger, fa il disgraziatello, ieri è crashato tutto. Ciao Andrea! Marco,
E come l'ho accettato? Ti ho accettato, Marco. Incominciamo. Io ieri, non so voi, ma ieri sera. Ciao Pietro, mi è arrivato un aggiornamento Messenger. Che uomo! Ciao Carlos! Ciao Pietro Mirto! Grande! Vado per la seconda passata. Non so perché, ma stasera mi voglio fare il contropelo. E che se mi faccio il controvelo, voi domani sera con voi la barba non me la posso fare. Che c'ho il BBS, ragazzi, che si raggiunge col rasoio di sicurezza. Non è lo stesso BBS che si può avere col rasoio a mano libera. Sono due BBS secondo me diversi, o perlomeno la mia pelle reagisce in maniera diversa. Io se mi faccio un bel BBS col rasoio di sicurezza, io per un giorno barra due proprio ho la crescita pari allo zero. Se mi faccio, perdendoci un po' di tempo, perché è un pochettino, diciamo, più macchinosa, ma si può fare, il BBS col mano libera, diciamo che mi dura di meno la barba, che sicuramente vado più in profondità con il rasoio di sicurezza a questi livelli. Vai! Me la godo, ragazzi. La profumazione, come vi dico, è vanigliata. Con un accento, ragazzi, se avete, diciamo, dimestichezza con le armi e magari vi ricordate il periodo del militare o qualcosa, la profumazione di polvere da sparo, ragazzi, è fantastica. Cioè, non lo so, è un buon compromesso tra la vaniglia e la polvere da sparo. Dici, ma che ci azzecca con la schiuma da barba? Ragazzi, americani sono, si inventano cose devastanti. Sto pazzo criminale fa cose assurde. Allora, lato closet. Ecco, la cosa bella, ragazzi, di questo rasoio è che praticamente devi provare anche il Rocknell Gem. Ti fa il BBS di un mese. Andrea, io questi rasoi tu lo sai. Ho imparato da te, sto imparando da te, da quello che pubblichi tu. Qualche rasoio più particolare me l'ha dato Miro. Perché io sono fuori mondo con questi rasoi. Credetemi, non pensavo mai ci fossero sti livelli. Quindi non so neanche di che rasoio stai parlando. Se magari puoi più tardi mi mandi qualche fotografia. Che se c'è Miro me lo faccio prestare. Allora, non vi nascondo una cosa, ragazzi, sono sincero. Io praticamente con i rasoi di sicurezza, o perlomeno non con i rasoi di sicurezza, con le lamette sul mio viso, sono al limite, diciamo, non dell'irritazione, però del fastidio che mi sento la pelle che mi tira un po', la devo idratare con delle creme. Non la sento bella rilassata, mi dà questa sensazione il rasoio di sicurezza. Mentre se mi faccio la barba col rasoio a mano libera, ovviamente a disposizione te li faccio provare. Grazie, Andreuccio, che amici, scarso di guai, si dice. Nel momento in cui uso il mano libera, ovviamente con questo qua mi viene sempre voglia, ragazzi, di fare il pelo e il contropelo perché è godurioso. Col mano libera preferisco farmi solo la discesa a pelo. Io non sento quella sensazione che magari la pelle si inasprisce, non si irrita, però diciamo non si stressa. Kakamoto San, grazie per il Kakamoto San. Arakato, arakato. Grazie.
Marco non riesco a farti entrare. Mi dice come se io ti dovessi dare l'accesso. Aspetta che ti do l'accesso. Accesso al Marco. L'ho premuto un'altra volta, Marco. Da ieri che non riesco a far entrare persone. Ieri laggava. Io ieri sera, come vi ho detto prima, non vi nascondo che dopo che ho laggato tutto, mi è arrivato un aggiornamento di Facebook. Quindi magari se non l'avete fatto, possibilmente per questo. Fai capricci. Marco Alfano, ciao, Fulvio non c'è, ma non lo so dov'è. So che è stato questa settimana impegnatissimo col lavoro e onestamente più di mettere i post e qualcos'altro non ne è riuscito a fare. Io mi faccio l'ultima passata, ragazzi, mi faccio quella di obliquo. Ragazzi, il rasoio di sicurezza non vi nascondo che ha il suo fascino pure. Non mi dà quella sensazione di maschio che mi dà il mano libera, non vi nascondo, sono sincero. Però a questi livelli il manolip, cioè il rasoio di sicurezza è bello veramente. Però a questi livelli è un piacere. Poi, specialmente nella mia esperienza, a culo si va sulle lamette. Non vi nascondo, ragazzi, che ci ho beccato le lamette giuste. Io con le astraverdi neanche sento la lametta in faccia. Quindi, quando si ha la fortuna. Peppe, mi sa che è un sapone che non hai. Peppe, mi sa che è un sapone che non hai. E qual è quello là che hai pubblicato nel post? Onestamente, quello mi manca, sai? Dimmi che è buono, dimmi dove si compra che proviamo. Compriamo subito. Però deve essere buono. Vi faccio l'obbligo, ragazzi. Come vedete, i Phoenix montano a pastone, ragazzi, una produttività devastante. Devastante. Profumazione molto personale. Che a me piace. Cioè, come vi dicevo, con la barba che ho stasera, la crescita di un giorno, ci devi andare con un rasoio delicato. Allora, non mi nascondo che con lo slant, pur essendo delicato, ciao Antonio, potevo andarci, però sono al limite, limite, limite. Mentre con questo mi ricordavo che mi sono fatto una bella barba dolce. O con l'altro icon, quello che da una parte è open e quello che dall'altra parte è closed. Sì, te lo puoi fare. Sì, closed, closed, te lo puoi fare. Me lo potevo fare col 102. Diciamo, come si dice, le varianti ci sono. Puoi spaziare, bene o male, puoi spaziare. Aspetta un attimo, qua me lo voglio sentire, visto che è una passata che me la voglio fare obliqua e leggera. Lo voglio molto acquoso. Lo voglio molto acquoso. Che se no, se è pannoso, lo devo tirare. E onestamente. Che godurio, ragazzi. Minchia, quando non ti senti la lametta e senti solo quel sapone acquoso. Sapone, mi pare anche giusto. Ieri ti avevo chiesto come vedi il sapone Figaro. L'ho comprato per iniziare a farmi la barba. Allora, non ti nascondo che per iniziare è buono. Però, se vuoi, a mio parere, avere un sapone qualità-prezzo, che è veramente tanta roba, puoi andare del Cella. Ragazzi, orgoglio italiano, il Cella qualità-prezzo, secondo me non si batte, perché ha una schiumosità devastante e il prezzo lo dice tutta, quindi hai tutti i compromessi.
Ovvio, parliamo di meccanicità del prodotto, eh? Perché poi se non ti piace la mandorla, alt, cambia. Mai avevo usato questo tipo di sapone, sempre. After Chantal. No, Anto, lo Chantal ce l'ho qua, l'ho provato, onestamente è buonissimo, buonissimo. A chi piacciono le note legnose, speziate, quel sandalo, quell'oriental, è fantastico. Stasera a questa crema da barba della Phoenix, all'odore di polvere da sparo, metterò il suo after dedicato. Che ragazzi, tanta roba. Non, allora, Cella non è il numero uno. Qualità-prezzo, ragazzi, è forse uno dei migliori. Se la gioca con la Razzaroc, perché il prezzo è là. Il problema è che quando provi i saponi americani, tutto passa in secondo piano. Nicola, hai perfettamente ragione, lo sai come la penso io. Io quando provo questa tipologia di saponi vado fuori di testa. A prescindere poi se l'Inci non è normale in Italia, se ci si è messo qualcosa che in Italia non si può vendere, o tutto quello là. Dove l'ho acquistato? Una bella domanda, Antonio, non mi ricordo. Ti direi una bugia, non mi ricordo, forse. Non mi ricordo. Fammi un messaggio in privato, vedo. Su un messaggio. Se c'ho qualche storico, non mi ricordo. Non mi ricordo, ragazzi. Allora, dove l'ho preso? You Shaving, mi pare. Mi pare, o l'ho preso in Olanda. Aspetta, il Figaro. Non mi ricordo. Ti faccio sapere. Ciao Riccardo. Bellissimo. Di che cosa parlate, Rosso, ragazzi? Scusate, non ho letto. Io nel frattempo mi sciacquo la faccia e mi lavo il pizzetto come faccio sempre. Stasera voglio usare Mastro Lello. Stasera voglio usare Mastro Lello. Carmelo Marino, ciao Carmeluzzo. Che quanto me ne dici? Che non sono più passato a trovarti al negozio a farti uprio, come si dice a Palermo. Sono stato un pochettino incasinato. Allora, domani sei a Bagheria? Sei al negozio domani? Che roba, la sto portando a puzza. Ti dico che passo a farti un brio e non vengo. Se sei al negozio passo. Ah, scusa, Villa Abate, non a Bagheria, perdono. Un attimo. Tranquillo, tranquillo è morto, vita mia, non tu merdi, minchia. Guarda. Ammazziamo delle salate pericolose, sì. Ogni cosa, ogni spacchio delle salate. Allora, che avete scritto? Meccanicità Sganaway, ma di che cosa state parlando? Purtroppo ero con la testa abbassata, vediamo se riesco. Ne ho comprati 4 di Figaro. Io, ragazzi, di Proraso ho la mia esperienza con la Proraso verde, ma se potete, pigliatevi la linea quella gialla, quella che è uscita ora, ragazzi. Che la vendono nella vescichetta questa qua. Guardate un po'. Ragazzi, tanta roba. Peppe, un sapone americano after dai profumi speziati. Dai profumi speziati americani. Speziati americani. Forse lo sai che non ne ho, perché gli americani sono speziato.
Allora, ti posso consiglio speziato, fammi pensare, una bella, sai che mi hai fatto una bella domanda? Lo sai che forse speziati non ne ho, americani? No, sullo speziato no, se vuoi uno speziato diciamo modesto, a me piace tantissimo, ti ripeto, non è americano, è lo special del Ciniello. Che ragazzi spettacolare, se vi piacciono veramente gli speziati. Ora vado di angolo del patacca, tac. Vado di Jack Daniels in faccia, ragazzi, questa è una nuova moda. Si chiama Jack Daniels, messo in faccia, ragazzi, è lenitivo. E ogni tanto vi fate una spruzzatina nella bocca, che quella fa tanto. Nanna. Boh! Emmi Soul! Wow. Extra buonissimi, insomma, sono buoni. Ragazzi, anche lo dovevo fare di mettere il misto dentro la bottiglia del Jack Daniels, ma non riuscivo a trovare la bottiglia. Poi c'è stato un'anima pia che mi ha pensato e mi ha dato la bottiglia, ma me l'ha data pure piena. Il bello questo è. Quindi, che ringrazio. Ogni tanto, con tutto che non ne bevo la sera, mi sembra peccato perché l'ho messo in un'altra bottiglia. Ci vado e mi faccio due dita di Jack Daniels. E onestamente, non vi nascondo che il Mirsol spruzzato rende ancora di più. Vi dico una cosa: su tutta Malta possono essere 5 barbieri che fanno la barba. Per questo mi sono fornito. Ottimo, ottimo. Io l'ho provato il Figaro, se ho provato quello nero. Onestamente, la meccanicità per essere un prodotto di bassa fascia è ottima. La profumazione, onestamente, non mi faceva impazzire. Non sono le mie note. Però qualità-prezzo c'è. Però vi ripeto, per un prodotto italiano, se io devo scegliere un qualcosa che veramente parità-prezzo mi dia schiumosità e protettività, e se ti piace la mandorla, secondo me Cella non si batte. Ritorna a Catania i primi di luglio e noi quando scende a Catania vediamo se ce la facciamo a vederci. Primo passaggio con. Già, ragazzi, che barba che mi sono fatto. Vedi, quello che si ha con la velocità del rasoio di sicurezza è difficile poi da avere con il mano libera, dovresti perderci più tempo, però non vi nascondo, fa più uomo, fa più eleganza. Altra boccetta. Che cosa gli ho messo qua dentro secondo voi? La domanda da 1 milione di euro. E fu così che nessuno rispose. Vai di plastic, Mirsol. Cioè, con una barba così, ragazzi, te la devi godere proprio. Le rimetti tutte e due. Poi ti metti quell'after là fatto di sto americano pazzo, che là dentro, ragazzi, non so cosa c'è, ma ha una protettività, ti lascia un po' sta rasatura che è incredibile. Io non lo so che cosa ci mette sto bastardo qua dentro, il plutonio, la criptonite, non lo so, ma è spaziale. Soprattutto il post rasatura. Ah. Bellissima, bellissima, ragazzi. Io ho scoperto questo mondo dei rasoi di sicurezza, ragazzi. È veramente bello. Mi dispiace solo che fra. No, domani no, ma dopodomani io nella pelle devo incominciare a mettere un pochettino di crema. Ma no perché mi irrito. In questi punti qua me la sento un pochettino tirare, stressata. Diciamo, la parola giusta è stressare. Ma no, una bollicina non esiste più, eh. Però me la sento stressata perché ora sono abituato col mano libera che è come se non mi faccio la barba. Capisci? Oramai sono tutta sganaue come ci fanno. Quindi ora me la sento. 10 anni fa magari avevo questo senso di. Che
che la pelle mi tirava, facevo il signore. Invece ora che sono abituato a godermi veramente la rasatura, non vi nascondo che non tolloro neanche che mi tira la pelle. Non vi nascondo una cosa. Ho trovato dentro uno scatolo, delle lamette che avevo preso. L'avevo prese quando stavo a Bolzano. E praticamente sono le Astraverdi, però ancora c'è la scritta Astraverdi. Ci siamo, non so se si vede. Mentre le nuove Astra ho visto che non hanno nessuna scritta. Allora, non vi nascondo che l'altra sera io mi sono imbattuto in un post, ora non ricordo quale gruppo era, dove dicevano che quelle nuove non tagliano, non fanno. Ragazzi, io ho la pelle con le lamette molto sensibile, molto, molto. Che mi parla subito. Io onestamente non ci vedo nessuna differenza. Se magari qualcuno di gruppo mi spiega sta cosa, perché non mi ricordo quale gruppo era che si parlava che le nuove Astraverdi che non hanno scritta hanno un taglio differente, che non tagliano più come una volta. Io non lo so, ragazzi, non ci trovo nessuna differenza, onestamente. Calcola che non ho tutta questa grande esperienza di lamette Astraverdi, però ho quella con le scritte, il pacco da 100. E il pacco da 100 di quelle là senza scritte. Onestamente mi sembrano uguali. Allora hai ragione Giuseppe, il profumo di mandorla si sente, ma non è il massimo, è questione di gusti. Quelle solo per iniziare e giuro sono contento. Ovvio che sei contento. Sono identiche. Allora non mi sbagli, perché Nico, ho letto questo post, ora non mi ricordo in quale gruppo era, che dicevano, cosa mi dici del sapone acqua di Parma? Allora io dico sal, secondo me, che ho. Forse ce l'ho nello scatolo. Aspetta, no, non è qua. C'ho sia l'after che l'ho portato a metà. Allora, il sapone è buono, per carità, ma paghi tanto la marca. Però il sapone è buono. E torniamo ai discorsi tipo di un Martin De Country che paghi 50 euro. Potenzialmente ci vale questo sapone 50 euro? No, però è buono. Acqua di Parma. Paghi la marca, una profumazione particolare, ma costa. E ci vale. Sai che se te lo compri c'hai un ottimo prodotto. Poi se ci vale o non ci vale non ci devi pensare, perché se ti fai i conti alla mano e pigli un'acqua di Parma che nella scala per me si mette a 9, 8 e mezzo come prodotto, come qualità di prodotto, e poi ti pigli un prodotto che ne so, di media fascia, ma che ne so. Non ne ho idea, ma che ne so, magari un Razzaroc di quell'altalla, eccetera, eccetera, magari è 7. Tu dici, via, per due scalini che faccio? Ci do 40 euro in più? Non va. Allora, quelle Astra sono la vecchia produzione, sono identiche in tutto e per tutto nella resa. Di chi dice il contrario dice minchiate. Appunto, io ho letto sta cosa, ora non mi ricordo quale posto era. Io ho sia quelle con le scritte e quelle no. E infatti io l'ho letta. Ora io ti ripeto, non è che ho tanti margini di paragone, però le Astraverdi con la scritta per me sono uguali. Sono identiche. Mamma mia Giuseppe, un barbiere in confronto a te si può mettere da parte. Che prodotti. No, ragazzi, non è questione. Il barbiere è sempre il barbiere. Io sono un appassionato, che è diverso. Io non mi piglio meriti che non mi toccano. Sono un appassionato. Nel mio piccolo ho avuto la possibilità di provare un bel po' di creme, quindi a prescindere che possa essere un giorno, un mese, un anno, non è una scuola che ci vuole l'università per capire. Bastano anche 2 mesi, se hai la possibilità di provarli cada uno, anche 20 giorni, li provi tutti e ti fai un'idea di ogni singolo prodotto. Non ci vogliono anni per capire sto mondo, perché non ci vuole la scienza e l'università. Ci vuole però essere coscienti di quello che tu fai e farti delle caselle mentali a come corrispondono certi tipi di prodotti. Però, ti ripeto, se hai la possibilità di provare tante fasce e tante linee che vengono dall'Italia, dall'America, dall'Australia, dall'Olanda, ti fai un'ottima bacheca. Io nel mio me le sono fatte i miei flash mentali. Ci sono dei saponi che adoro per come mi risponde la mia pelle, per come mi lascia il post rasatura. Per come mi scorre da solo, ci sono prodotti che sono buoni a livello di profumazione, ma magari come meccanicità, nì. Ciao Peppino, ma dove sei stato?
Allora, acqua di Parma non è persistente, devi calcolare che è un qualcosa tipo di Molto francese, quindi un profumo molto delicato ma molto molto elegante. Per farti capire, è come se tu usi questa linea qua. Io ce l'ho nello scatolo là sotto, è che non lo puoi sentire. Vedi questa linea qua? Questa qua è una linea. Ciao Anto, questa è una linea molto ma molto elegante. Dice che profumazione ha, non te lo saprei spiegare che profumazione, ma è una profumazione elegante, molto delicata, molto inglese, non è persistente, ovviamente è un after, però se io dovessi descrivertela ti posso dire che è una profumazione elegante, sia questa che la crema dedicata, un ottimo prodotto. Sono gusti, ragazzi, sono gusti, è la stessa cosa che magari tu dici, ma sono meglio i Levi's o i jeans Versace? Ragazzi, i Levi's sono buoni, i Versace si può dire che sono sempre jeans, sai che c'è scritto Versace. Quindi, o perlomeno ho fatto un paragone, magari che non c'entra un cazzo, però mi è venuto questo qua. Ragazzi, tante le volte nei prodotti, credetemi, si paga la marca. O perlomeno il divario che c'è tra diciamo, la qualità del prodotto e la marca è un abisso. Cioè, nel senso, tante le volte la meccanicità che tu trovi dentro un cofanetto di 70 euro, la trovi pure possibilmente con un sapone di 22 euro. Però giustamente là ci gira la marca, ci gira la pubblicità e quindi mentre qualche prodotto che mi è successo onestamente paghi per avere e allora la differenza c'è, ma sono le contiamo sulle dita. Ragazzi, ora vado nel momento più bello, mi vado a mettere l'after, che come vi dico, questa profumazione di vaniglia alla polvere da sparo a me mi fa a me mi non si può dire, ma mi viene sempre di dirlo se c'era il dottore Nicchia. Se c'è lo fuffi ignorante, sei grezzo, mi fa impazzire, non lo dico a me. Mi piace tanto. Quindi, Phoenix, vanigliato, come vi dico sempre, alla polvere da sparo, ragazzi, e prodotti un mischione all'americana che non sai. A me mi piace. Tanto fuffi non c'è. Ciao Dariuccio! Bello, ah, vi volevo dare una dritta, una dritta, un qualcosa che ho scoperto, ragazzi. Però vi ripeto, sulla mia pelle. Poi magari sulle altre non funziona. Quando finisco la rasatura a questi livelli, giustamente, non ho nessuno stress alla faccia, anzi mi sento la faccia liscia ed è bellissima. L'altra sera, non vi nascondo, che avevo due punti qua che mi bruciavano, no? Non che mi bruciavano, sempre non era irritazione, non, diciamo le cose come stanno, diciamo mi sentivo la pelle stressata. Me ne sono andato a letto e mi sono messo la crema, quella della Cella. L'after, diciamo, a crema, questo qua. Scusate, balsamo dopo barba, per la precisione, ci siamo? Avevo qua dei punti che mi bruciavano, mi sono messo la crema in tutta la faccia e me ne sono andato a letto. Allora, ragazzi, credetemi, una rivelazione. Io non sono un tipo che mette creme e cremine, diciamo come ci fa Fulvio, sono grezzo. Ma non vi nascondo che mi sono svegliato con una pelle, giustamente durante la notte si è nutrita, magari un po' si è impastata sul cuscino, anche se questa si asciuga subito. Ragazzi, non vi nascondo che ho trovato un toccasana per la mia pelle dopo la barba. Tipo ora stasera fino a mezzanotte guardo la TV, sto tranquillo con l'after, sono bello pulito. 10 minuti prima che me ne vado a letto, mi metto la pomata in faccia. Ma voi non potete capire la faccia cioè, me la trovo domani mattina. Ragazzi, un paradiso. Sarà coincidenza, sarà che non lo sapevo e tutti lo fanno, ma io non lo sapevo. Io ho trovato una tecnica, ragazzi, che un post rasatura ancora di più per la mattina che mi rende la pelle fantastica. Allora, ragazzuoli, facciamo il remember di quello che abbiamo usato. Allora, non abbiamo usato il pre-barba, ho usato Phoenix, vaniglia, polvere da sparo, ragazzi, fotonica, fotonica. Se avete modo di acquistarla in qualche sito olandese, americano, andateci, che in Italia non c'è. Andate di matto, se vi piacciono questi odori molto americani, particolari, che quello che c'è là dentro lo sanno solo loro, vi posso dire che ragazzi, allucinante.
Quindi, crema da barba, after dedicato, finita la rasatura, mi sono messo il mio amato Jack Daniels in faccia, scherzo, gli ho messo il mistolo, ragazzi, però non è stiticchiosa, ragazzi, non è venuta elegante, minchia, spruzza alla grande. Poi nella bottiglia del Jack's, cazzo dici? Del Jack Daniels, fatta tanta roba. Mi piace, gli ho messo il mistolo qua dentro, mi sono fatto la mia spruzzatina di acqua balsamica. E poi mi sono fatto la mia spruzzatina del plastic di Mirsol. Ci siamo? E poi mi sono messo il suo after dedicato. Non vi nascondo, ragazzi. Barbetta allucinante. Il rasoio che abbiamo usato lo conoscete tutti, ragazzi. Aspetta un attimo, che forse gli ho lasciato la lametta. Vediamo. No, la lametta non ce l'ho levata. Ho usato il Veteran, rasoio che mi fa impazzire, ragazzi. Praticamente la bellezza di questo rasoio è, per quelli scarsi come me con i mano libera, o perlomeno con i rasoi di sicurezza, già col peso specifico della testina e del manico, che è tutto calibrato da quel pazzo americano, già solo col suo peso lui scende da solo e vi fa la barba. Cioè non dovete mettere neanche pressione. Avevo la barba con la crescita di un giorno. Onestamente, conoscendo la mia pelle, potevo usare questo, potevo usare il 102 e potevo usare l'open closed. Cioè, avevo questa scelta qua. O questo, questo, questo. Onestamente, da tanto che non usavo il Veteran, oggi ne parlavo che dovevo prenderne uno, e onestamente mi è venuta la scimmia di provarlo stasera. E onestamente, con le astravendite che ho trovato queste lamette che non mi... Diciamo, non mi deludono mai, però, cosa allucinante, ragazzi, non vi nascondo, che un giorno ho voluto fare la pazzia fotonica, gli ho messo le federe qua, nello slant B1. Mi sono fatto forse una delle barbe più belle con un rasoio di sicurezza della mia vita. Non sentivo neanche la lama passare, però avevo la barba di 2 giorni e mezzo barra 3. Quindi pelle molto riposata, il pelo già uscito dalla faccia, dal bulbo, quindi lui passava e sfalciava, perché lo vedete come taglia a falce, non ha il taglio orizzontale, questo taglia tipo ghigliottina, per come dovrebbe tagliare il barbiere, per come fa il barbiere quando vi è andato a sbarbare. Quindi ragazzuoli, che dirvi? La direttina l'abbiamo fatta come tutte le sere, con questa barba che mi sono fatto. Mi sa che domani barba, non lo so, ma noi ci proviamo a farla. La crescita, crescita. Mi sa che andiamo di filarmonica domani. Con questa barba qua, proprio appena cresciuta, voglio la dolcezza massima. E là, ragazzi, università della rasatura, solo ed esclusivamente col mano libera. Ovvio, solo a pelo. E ora vi rispondo ai commenti, ragazzi, grazie della compagnia. Stasera ci dovrebbe essere un film. L'ora legale, se non sbaglio, lo sto dicendo una minchiata, che l'ho vista al cinema, è grazioso, e me lo continuo a vedere sempre se ci arrivo. E che dirvi, ragazzi, ci vediamo domani sera. Mi raccomando, iscrivetevi sulla pagina. Tutti i video che faccio ora vengono caricati sulla pagina YouTube. Bye bye, ciao.